taglio del nastro ieri pomeriggio della 277esima edizione della Fiera Pessima di Manduria. Anche il governatore di Puglia Emiliano, il presidente della provincia di Taranto Tamburrano e il colonnello dell'esercito Preziosi all'inaugurazione della campionaria. Sono esposti prodotti agroalimentari, di artigianato, commerciali per il tempo libero e dei servizi. Nel corso degli anni ha assunto il carattere di fiera campionaria generale regionale, potendo contare sulla presenza di oltre 300 espositori provenienti da tutte le regioni dell'Italia centro-meridionale. Tante le iniziative in fiera, oltre ai vari padiglioni degli stendisti da visitare. Fra gli appuntamenti, questo pomeriggio alle 17, un convegno sul tema «Le reti di impresa in Puglia, proposte di rilancio dell'olio extravergine di oliva» con il presidente nazionale della CIA Puglia, Secondo Scanavino, e l'assessore regionale all'agricoltura Leonardo Di Gioia. Alle 21, uno spettacolo musicale. Domani, 9 marzo, conferenza sull'orientamento dell'esercito italiano dedicata agli studenti delle scuole superiori. Alle 11.30 si parlerà dei distretti urbani del commercio. Alle 16.30, concerto dei ragazzi dell'istituto comprensivo prudenzano denominato Canto la mia terra. Alle 19, convegno sul tema 30 anni di osservatorio, una realtà culturale da scoprire. Venerdì 10 marzo, in mattinata, un convegno su A scuola di futuro, nuove idee per lo sviluppo. Nel pomeriggio si discuterà sul tema il Consiglio dell'Ordine al servizio degli avvocati e dei cittadini. Alle 17.30 un forum sul contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, politiche e strumenti per una comunità che accoglie. Interverranno fra gli altri anche gli assessori regionali al welfare Salvatore Negro e alle politiche del lavoro Sebastiano Leo. Sempre venerdì 10 il concerto di Giancarlo Paglialunga con il suo progetto Arneo Tambourine Project. Sabato 11 marzo un incontro su gioco del calcio e sviluppo fisico, emotivo e sociale, al quale parteciperanno gli ex calciatori del Manduria Ivo Dal Moro e Raffaele Trillini. Alle 12 la premiazione del concorso di idee per il nuovo logo della Fiera Pessima. Alle 16.30 spettacolo Prudenzarte. Alle 18.30 una iniziativa di Slow Food. Domenica 12, ultimo giorno di fiera, al mattino una commedia presentata dalla Proloco e in serata il concerto di chiusura del gruppo Apre la Classe. Ore 20, ingresso gratuito e libero.